Buongiorno signora, posso farle una domanda? Prego, rispondo. Volevo chiederle, vedo che lei ha una certa età e volevo chiederle una cosa. Volevo sapere, ma lei cosa ne pensa della situazione? È nata a Milano lei, è vero? Certo. Ecco, sono tanti anni che ci vive. Sono nata e cresciuta in quel di Porta Vittoria. Ah, perfetto, ecco. Volevo chiederle cosa ne pensa dell'andamento della società milanese in questi ultimi anni, voglio dire, da quando si ricorda lei che era giovane ad oggi, cosa ne pensa? Cosa ne pensa della città di Milano? Allora, della città di Milano, la mia città, non la riconosco più, perché ai miei tempi si viveva liberi e giocondi, adesso si vive col terrore di uscire di casa. Per cui è una situazione bruttissima. Cos'è che ci trova di cambiato proprio strutturalmente tutto, nella la città? Società. La società. E a livello di architettura? L'architettura. Com'era Milano quando era giovane lei? La mia città è sempre stata bella. Adesso? Adesso quelle opere che ci sono vanno a degradarsi e il sindaco di Milano non prende cura a queste belle cose. Il sindaco Beppe Sala? Certo. Ah, per cui lei ritiene che la colpa sia la sua? È certo che è la sua, è lui che conduce la città. Non vede com'è ridotta. Cosa farebbe lei per mettere a posto le cose, se posso chiederglielo? Rivoluzionerei tutto. Ovvero sia? Tutto, dal comune allo Stato. Comunque la trova peggiorata la città? È certo che la situazione è peggiorata. Posso farle una domanda personale? Sì. Da quanti anni vive a Milano lei? Da quando sono nata. Quanti anni? 88 anni. 88 anni, per cui in 88 anni lei ha rilevato il fatto che Milano è diventata una città brutta rispetto a 88 anni fa? La città di Milano è sempre bella per me, però per quello che succede adesso è una schifezza. Va bene, concludiamo l'intervista. Un consiglio da darmi? Lei vada per la sua strada, non dia retta a nessuno e si comporti sempre al meglio. Grazie signora, buona giornata. Anche a lei.